Di cosa pensi che potrei volerti parlare? Su cosa pensi che potrei volerti ascoltare? Gli uomini più forti al mondo vengono battuti dalla vita. Avevi detto che sarebbe stato facile, eh? È stato così facile, eh? Wow! Perché ho paura? Ho successo e sai, ho passato dei momenti difficili, ma sono tornato. Ma perché ho paura? Di cosa ho paura? Per esempio, ho paura che qualcuno possa pensare che io sia uno smidollato, un buono a nulla o altro. Perché ne ho così tanta paura? Dobbiamo capire questo. È stato alquanto malinterpretato e frainteso a vari livelli, che si tratti di paura o amore o rabbia o gioia. Dobbiamo capire che non riguarda qualcosa. Viene da sé. Non è che ci debba essere qualcosa di cui devi avere paura. Non è che ci debba essere qualcuno di cui sei innamorato. Non è che tu sia felice per qualcosa o infelice per qualcosa. Puoi essere semplicemente infelice. Ci siete? O puoi essere semplicemente felice. Puoi semplicemente stare qui da solo ed essere molto amorevole. Puoi stare qui ed essere terrorizzato per un non nulla. Perché l'esperienza umana non è creata dall'esterno. L'esperienza umana avviene dall'interno. Quindi ciò che accade dall'interno a volte può trovare stimoli esterni, ma puoi farlo funzionare anche senza stimolo esterno. Ci siete? Tutti voi siete degli esperti, non è vero? Senza alcuno stimolo esterno puoi creare dolore, puoi creare gioia, puoi creare infelicità, puoi creare rabbia, amore, paura, qualunque cosa vuoi. Perché la sede dell'esperienza è dentro di te. L'unica cosa è che non sei seduto lì. Ci stai girando intorno. Dovresti essere seduto là, sulla sede. Se fossi seduto sulla sede della tua esperienza, decideresti tu quale dovrebbe essere la natura della tua esperienza. Al momento, siccome ci giri intorno, qualcosa accade per caso. Troviamo una scusa. E a causa di questo tipo che soffro, anche se non ci fosse, troveremmo qualcun altro. Ci siete? Se quel tipo non c'è, troveremo qualcun altro. Se quello non c'è, troveremo qualcos'altro. Quindi, questo non riguarda qualcosa. Riguarda il fatto che non hai preso il controllo della sede della tua esperienza, tutto qui. Hai solo bisogno di una scusa e il mondo lo farà, ovviamente. Il mondo è alquanto entusiasta di fornirti la scusa. Lo farà. Ti forniranno molte scuse, ma credimi, se fossi solo nel deserto, attraverseresti comunque tutte queste cose senza nessuno intorno a te, senza alcuna minaccia per la tua vita, sì o no? Quindi, questa è la pecca fondamentale nella vita. Invece di aggiustare me stesso, voglio aggiustare il mondo intero. Beh, fai pure ciò che vuoi. Non puoi nemmeno aggiustare del tutto un'altra persona nella tua vita. Al 100%. Hai mai avuto qualcuno proprio come vuoi tu al 100%? Al massimo, se stai cercando quel tipo di successo, al 100% puoi provare solo con questo tipo. Prova con chiunque altro e fallirai. Sì o no? Ci siete?
Prova con chiunque. Fallirai sicuramente. Ce n'è solo uno. Questo potresti farlo al 100% come vuoi tu. Se gestisci questo nel modo in cui vuoi, dov'è la questione di paura, sofferenza, infelicità, tutto questo? Questo non è causato dalle situazioni. È causato dallo stato in cui siamo, perché non è stato fatto alcun investimento per l'essere. Innanzitutto dobbiamo decidere. Siamo esseri umani o siamo creature umane? La differenza tra una creatura e un essere è che una creatura è una conseguenza di reazioni compulsive a tutto ciò che ci circonda. Questa è una creatura. Un essere significa che sai come essere. Se sapessi come essere, saresti estatico o ti renderesti pauroso, infelice o quant'altro. Qual è la tua scelta? Devi scegliere, ti benedirò proprio adesso. Decisamente il massimo livello di piacevolezza per te, non è vero? Ciò che desideri per il tuo vicino può essere discutibile, ma ciò che vuoi per te stesso è molto chiaro, il massimo livello di piacevolezza. Perché una cosa così semplice non accade? Non accade perché, sai, ti abbiamo dato una macchina molto complessa, ma non ti preoccupi nemmeno di leggere il manuale di istruzioni. Semplicemente, in qualche modo, vuoi usarla. Una macchina così complessa, se provi a farlo in qualche modo, per caso, oh, causerà molto dolore. Quindi, la paura non riguarda qualcosa. La paura è semplicemente la tua incapacità di gestire i tuoi pensieri. Scappano davanti a te. La paura riguarda sempre qualcosa che deve ancora succedere, non è vero? Sì. Quindi significa che stai soffrendo qualcosa che non esiste. Se soffri qualcosa che non esiste, clinicamente ci sono parole terribili per questo. Non si tratta di un essere umano. È proprio letteralmente il 99% della popolazione umana è in questa condizione. A livelli diversi forse, ma il 99% della popolazione umana è in questa condizione. Soffrono cose che non esistono. Per ciò che è successo 10 anni fa ancora soffrono. Per ciò che potrebbe accadere dopodomani già soffrono. Ciò che è successo 10 anni fa non esiste adesso. Ciò che potrebbe accadere dopodomani non esiste adesso. Ma soffrono per cose che non esistono semplicemente per via di due facoltà principali. Due facoltà principali che possiedi che ti distinguono nettamente dalle altre creature. Sono che hai un senso molto vivido della memoria e un fantastico senso dell'immaginazione. Queste due facoltà, che sono le cose migliori che possiedi, sono ciò che soffre la maggioranza degli esseri umani. Soffrono la loro memoria e soffrono la loro immaginazione. Questi sono gli strumenti più fantastici che possiedi. Quindi, ciò che sarebbe dovuto essere il benessere più fantastico, quando dico benessere, conosci Charles Darwin? Quel tipo? Ci siete? Ha detto che tutti voi eravate scimmie. Non io, lui. Che tutti voi eravate scimmie e siete diventati umani. Quindi, essenzialmente, su questo pianeta sei il picco dell'evoluzione. Sei d'accordo con me o no? Quindi, se sei il picco dell'evoluzione, significa che sei arrivato con il livello più alto di facoltà. Perché ci sono così tante possibilità nell'essere umano? Perché la tua vita non è fissata come quella di una creatura. Quando dico che non è fissata come una creatura, per ogni altra creatura la natura ha tracciato due linee entro le quali esse vivono e muoiono. La ragione per cui la vita di un animale sembra molto più semplice e migliore è che non ci sono possibilità. Quindi ciò che gli esseri umani soffrono sono le loro possibilità. Se distruggi le possibilità,
starai bene anche tu. Se vuoi, possiamo rimuovere una parte del tuo cervello. Sarai così in pace? Non conoscerai la paura, non conoscerai la sofferenza, non conoscerai l'ansia, non conoscerai nulla. Sì. Tutto ciò che dobbiamo fare è portar via le possibilità. Con le possibilità anche i problemi se ne vanno. Quindi al momento il problema sono le possibilità fantastiche che sono state investite in noi. Quindi per togliere la possibilità o possiamo rimuovere il tuo cervello o possiamo immergerlo nel whisky. Puoi farlo in entrambi i modi. Togli le facoltà, poi sei a posto. Quindi il problema è solo questo, che quando ti viene dato qualcosa di così complesso, devi dedicare una certa quantità di tempo a conoscere la natura della macchina che stai usando. Vedi, alcune persone maneggiano queste telecamere. Non è un veicolo spaziale. È un macchinario abbastanza semplice, ma sono sicuro che questi ragazzi abbiano passato anni a cercare di conoscerlo al meglio. Se uno qualunque di voi arriva lì per farlo, cosa ne verrà fuori? Vedi, un macchinario semplice come una telecamera, sì o no? Qualcuno ci ha investito la propria vita. Meglio la conoscono, meglio la usano, è così? Sì. Perché non è vero con questo? Meglio lo conosci, meglio lo usi, non è vero? Se lo conosci davvero bene, la gente dice che hai raggiunto la realizzazione.